backside 180 kickflip, come avrai già intuito, è una combinazione del backside 180 ollie e del kickflip. La posizione del piede è anche una combinazione dei due trick. Il piede dietro viene messo nella parte interna del tail e il piede davanti leggermente dietro alle viti del track, con il tallone sporgente verso dietro e angolato come nel kickflip. Come nel backside 180 ollie, è fondamentale usare le spalle. Prima di schioccare il tail, preparati alla rotazione backside 180 piegando le ginocchia e caricando le spalle. È importante schioccare la tavola in giù e verso dietro per facilitare la rotazione del backside 180. La rotazione in asse o il flip della tavola viene fatto con lo stesso movimento kickflip della punta del piede anteriore. Piegati, carica le spalle, schiocca il tail, salta e mentre fai il movimento backside 180 con il piede davanti scalcia come se fosse un kickflip. Ricordati di sollevare i piedi per permettere alla tavola di fare un flip completo. Finite entrambe le rotazioni del flip e del backside 180, appoggia i piedi il più vicino possibile alle viti, atterra e prosegui in avanti. All'inizio, come nei 180 e nel frontside 180 flip, puoi atterrare con il peso sul track anteriore e completare la rotazione a terra.